Lei è giovane ancora in confronto a me. Sì, sì. Quindi serve per far fatica questa bici? Serve per fare fatica la bicicletta. Bravo, bravo. La prende perché andando a piedi andrà bene, mentre invece con la bicicletta la prende per fare fatica. Anch'io faccio tanta fatica, già vado io in bicicletta, caro te, alla mia età vado, faccio le salite. Non è così comunque, è fatta per far meno fatica. Un po' meno. Cioè, spieghiamolo perché non è per far più fatica. No, per fare. A me piace soffrire, infatti anche la sera, prima di andare a letto, mi faccio. Oh, ma piante le cazzate! No, questa è fatta apposta per fare. Per fare meno fatica. Ma va, lo sto scherzando. No, questa è un mezzo più performante rispetto a una bicicletta da corsa. Che è da riprendere tutto, cazzo. Cioè questa è una bici da corsa trasformata, ma solo leggermente, ma il guadagno ce l'ha in discesa, in pianura e soprattutto nell'accumulo della fatica che si ha percorrendo chilometri. Devi usare solo le gambe si è appoggiati con la schiena, quindi molto rilassati, anche il cuore batte molto più lento perché si è rilassati, non si ha la tensione della schiena, delle spalle. Fondamentalmente più chilometri fai più si accumula quel tipo di fatica di fattura. Poi non si hanno problemi di prostata perché non appoggiando il sottosella sul sellino non ne hai. Cioè appunto anche troppi con le mani e cacchio. Questo difetti che potrebbe avere qual è? Solo che va leggermente. Ma lui è tecnico. Lui è colpevole. Sì, le costruisco io. Cioè, sono praticamente la seconda vita di una bici da corsa. Quando uno vuole avere qualcosa di un pochino più comodo e comunque performante, le taglio. Lui mi ha appena fatto tagliare una bici da 5.000 euro che sto costruendo per fare uno step superiore rispetto a questa. Il collo è sostenuto dalla parte inferiore del sedile. Se proprio uno vuole ce l'appoggia al collo, che noi non usiamo, però c'è. No, non esco. L'importante è che la spina dorsale sia appoggiata qua dietro. Si è appoggiata qua. We'll be right back.